sai che c'è, non mi batte perché gli animali non rispetta mai. Ma per magia, ora un gatto sia, la sua vita cambierà, vedrai. Billy the Cat, quattro zampe ha, Billy the Cat, vive giù in città. Billy the Cat è sempre in mezzo ai guai, Billy the Cat, ma non si ferma mai. Salutare, ciao, Billy the Cat, oppure urlare, miau, Billy, ma te ne combinerà. Il fascino della vita selvatica. Quando ero un ragazzo, andavo ogni anno al campeggio a trovare mio zio Zack, che veniva in città con la sua moto. Ah-ha! Sembra comoda. C'è molto traffico, Billy. Stai attento. Oh! Billy! Oh! Credevo che lo zio Zack fosse il tipo più in gamba del mondo, finché non conobbi Mac Artiglio. Billy! Oh! Billy, svegliati! Oh, salve, signor Hubert. Stavo solo... Attenzione! Aiuto! Salve, ragazzi! Attento! Oh no! Un atto di assoluta stupidità che i deboli di cuore non debbono assolutamente imitare! Già! E dovresti vedere il salto all'indietro! Wow! È stato assolutamente, totalmente, stratosfericamente fantastico! Non crede anche lei, signor Hubert? Pura fortuna! Che razza di gatto sei? È un gatto selvatico, Billy! Ti suggerisco di evitare quelli della sua razza ad ogni costo! Ascolta il vecchio rinsecchito, piccoletto! Ma ci ha appena salvato la vita, signor Hubert! Beh, sì, suppongo che un ringraziamento sia d'obbligo, signor gatto selvatico! Mi chiamo Mac, Mac Artiglio, e quel papillon è una violazione al codice dei veri gatti. Ciao! È un vero piacere. Ehi, è una vera forza. Voglio provarci anch'io. Allora, cos'è questo codice dei gatti? Se devi chiederlo, non lo saprai mai. Eh? Non posso dirtelo. Lo si impara vivendo. E ora io devo andarmene. La vita mi chiama. Posso venire con te? Ascoltami bene, Billy. Potrebbe essere un banale teppista, un bell'imbusto. Il vecchietto ha ragione, piccolo. Rimani qui al sicuro. Anche tu porterai un papillon come il suo. Non penserai di andare con quel bruto? No. Sì. Addio. Finirai per metterti nei guai, Billy.
Dove stiamo andando, Mac? Dovunque purché ci sia azione. Ascolta, lo senti, piccolo? Questo è il suono della vita che palpita intorno a noi. Sembra che la vita abbaia come un cane. Non è forse vero? No, intendo che sembra davvero un cane che abbaia. Un cane molto rabbioso. Bene, bene, bene. Vediamo un po' cosa abbiamo qui. Quello che abbiamo qui, fiato di fogna, è il tuo incubo peggiore! Un gatto che vuol menare le zampe! Puoi dire il mio più grande sogno! Due gatti al prezzo di uno! È un'offerta speciale! Regola numero uno: se sei un gatto selvatico hai sempre voglia di menare le zampe! Ah sì? Beh, io invece non ne ho voglia per niente! No, non ti preoccupare di questo! Il piccolo dice che impuzzolentisci tutta la strada! Ah sì? Oh, sul serio? Ehi, tu, piccola pulce! Oh no! Ricorda, piccolo, sfidalo! Giusto. Devo sfidarlo. Ehi, Muni! Quella è la tua faccia o stai correndo all'indietro? Ora va molto meglio. Oh, non fa niente. Lasciamolo girare con quella creatura. Tornerà di sicuro. Io non mi muoverò da qui finché non sarà di ritorno. Oh! 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 Arrivo, Billy, arrivo! Adesso, ragazzi, la palla di pelo nella bocca d'angolo. Lei dice che è vietato l'accesso agli animali. Allora perché stanno torturando quella povera gattina? Hai afferrato la seconda regola del codice, piccolo. Non lasciare che i grandi gatti maltrattino i piccoli gatti. Oh! Segui le mie istruzioni! E a proposito, non dire mai che sai leggere! Non conviene! Forza! Se vuoi salvare quel gatto, ci serve una distrazione! Vuoi dire una distrazione? Ah, dillo come ti pare, ma è quello che noi faremo! Ehi, c'è un'altra palla di pelo per terra! Prendiamola! Ragazzi, perché è andata a finire quella gatta? C'era una gattina qui sopra un attimo fa. Perfetto, adesso c'è un gatto più grande. Quel gatto sta strappando tutto il tappeto del tavolo! State indietro, è arrabbiato! Ah, aiuto! Come sarebbe ti sei dimenticato di me? Di cosa ti stai lamentando? Hai imparato la seconda regola, sì o no? Voglio tornare a casa. Il signor Hubert sarà in pensiero.
Farai bene a incamminarti allora. Mi hai sentito, piccolo? C'è il giornale di ieri, la merenda di 2 giorni fa. Fai come le pietre e rotola. Insomma, vuoi o non vuoi diventare un gatto di strada anche tu? Cos'è la vita senza avventura? Cos'è l'avventura senza la vita? Cos'è? Ah, lascia perdere, piccolo. Tanto non capiresti. Un pappagallo sotto vetro, la mia cena preferita. Non credo che avresti dovuto farlo. Si infurierà moltissimo e sono io quello che abita insieme a lui se... Ciao, Mooney. Come va? Mac? Mac, dove sei finito? Sembra che il tuo amico ti abbia piantato in asso, piccoletto. Ehi, amico, non c'è ragione di... Prendetelo! Fantastico! E adesso? Alzatevi! Levatevi di dosso, brutti pulciosi! Come sono contento di rivederla! Ah, sì, i miei metodi forse non sono alla moda, ma sono decisamente molto efficaci. Ho visto tutto, piccolo. Stavo per intervenire. Dov'eri finito tu? Ottimo tempismo, vecchietto! Non mi chiamo vecchietto, sono il signor Hubert. E adesso vieni, Billy, ne ho abbastanza. Sì, sparisci, piccolo, torna da dove sei venuto. Lascia che questo damerino si prenda cura di te. Non mi serve qualcuno che badi a me. Invece io insisto perché tu torni a casa immediatamente. Billy, ascoltami bene, è la voce dell'esperienza che ti parla. Posso badare a me stesso, signor Hubert. E lei può tornarsene a casa. Hai sentito il piccolo? Fai il bravo, vecchietto, e togli il disturbo. Vieni via, lo faccio per il tuo bene, Billy. Mi lasci. Vado a casa, signor Hubert. Beh, se è questo che vuoi, Billy, così sia. Allora, ascoltate, amici, ecco che cosa faremo. Spero solo che a Billy torni il buon senso prima che sia troppo tardi. Dunque, per prima cosa cercheremo qualche gatto randagio. Se n'è andato con un randagio. Come può abbandonare un vero amico per quel vagabondo? Non lo capirò mai. Dobbiamo assolutamente racimolare qualcosa da mangiare, piccolo. Controlliamo nei vicoli. Nei vicoli? Artiglio non rovista mai nei vicoli, piccoletto. Allora che cosa facciamo? Continuiamo a cercare. Continuiamo a cercare. Ma il signor Hubert dice che... Il vecchietto non c'è più, piccolo. Se n'è andato ormai. Stai con me adesso. Sì, ma... Ehi, ma quello cos'è?
sembrano buoni. Le cose buone arrivano sempre a chi sa aspettare. Seguimi. Non dovremmo essere qui, Mac. Ehi, cosa sarà mai un pesciolino? Pensi che se ne accorgeranno? Ma è un furto. È sopravvivenza, piccolo. Ehi, gli animali non possono entrare nel reparto dei prodotti freschi. Prendi il pesce, svelto! Dai! Mac, cosa faccio ora? Non vengo pagato abbastanza per questi inseguimenti. Ti prendo! Posso solo salire? Mac! Mac! Aiuto mio amico! Allora dov'è la cena? Non dirmi che l'hai persa! Sì, l'ho persa ed è stata colpa tua. Ehi, io ho fatto la mia parte e tu mi hai deluso. Senti, Mac, non è la prima volta che... Sì, ho capito. Capito cosa? Seguimi, stavolta prenderemo qualcosa. Voglio dire, faremo una buona azione. Siamo qui. È un negozio di animali. Guarda meglio. È una prigione. Forza. Dobbiamo liberare quel bocconcino. Quei prigionieri. Questa è la regola numero 3 del codice dei veri gatti. Mai rifiutare una sfida. Mai. Ma non possiamo intrufolarci nel negozio. È per una nobile causa. Diventeremo degli eroi. Forse hai ragione. Neanche a me piacerebbe essere lì dentro. Forza, diamo un'occhiata sul retro. A volte questi negozi hanno una fessura per la posta. Davvero? Sono dentro! Ottimo lavoro, piccolo! Non conoscevo questa possibilità di entrare. Gelo, congelo! Ecco cosa sto facendo! Ma non accendere i riscaldamenti! E tu chi sei? Chi sono io? Sono prezzato 12,95! Ecco cosa sono! Ma pensa, un pappagallo cacato è come me! Torna sul retro a vedere se trovi qualcosa per aprire queste gabbie! Ehi, amico, sembri delizioso! Grazie, allora perché sono prezzato solo 12,95? Capisci bene che io valgo... Hai detto delizioso. Ehi, Mac! Qui non ci sono chiavi. Dovremmo pensare a qualcos'altro. Mac, che cosa facciamo? Mac! Ehi, Mac! Mac! Oh? Furfante! Il signor Hubert aveva ragione! Mac! Lascia andare il pappagallo, Mac! Guarda e impara, piccolo. E ora riguardo a te. Mi hai usato perché sapevo come entrare nel negozio. Non avevi nessuna intenzione di liberare gli animali. Volevi solo un pasto gratis. Ah, ho capito, piccolo. Vuoi dividere il pasto con me? Ah! Aspetta un minuto! Io sono un uccello prezioso! Potrebbero mettere una ricompensa per il mio ritrovamento! Basta, chiudi il becco, sciocco pennuto! E tu sparisci, Boy Scout! Ti ho detto che devi lasciarlo andare, Mac! Vuoi forse sfidarmi? Perché no? Fatti una vita, piccolo, e vedili sparire! La situazione sembrava disperata, ma poi mi tornò alla mente un fatto che mi successe quando ero un ragazzo.
Mettiamo bene in chiaro una cosa, caro Billy. Se arrivi per primo al muro, potrai tenerti i soldi per il pranzo. E i tuoi denti? Va bene, al tre. D'accordo. Uno, tre. Mi spiace, Billy, hai perso. Fuori i soldi. Ah, sì, ho dimenticato di dirti che era appena stato verniciato. Va bene, Mac, hai ragione. Che ne dici di fare una gara? Vedi quel recinto? Il primo che lo supera si prende il pappagallo. Tanto è già mio. Regola numero 3, Mac. Non si deve mai rifiutare una sfida. D'accordo, piccolo, ma mi stai facendo ritardare la cena. Cosa stai facendo? Ti ha spento la luce? Al 3. 1. 3. Ci hai provato, piccolo, ma non puoi truffare un truffatore. Tutto questo movimento mi ha fatto venire fame. Quel penuto sarà un ottimo spuntino. Ah, sì. Ho dimenticato di dirti del cemento fresco. D'accordo, piccolo. Forse non ho tanta fame dopo tutto. Ci è mancato poco. Ho rischiato la svendita. E ora devo andare. Secondo il regolamento adesso dovrei farti a pezzettini. Ma sono fiero di te. Sei stato bravo a battere artiglio. Lo sai, Mac? Mi ricordi mio zio Zack? Nemmeno lui c'era mai quando io ne avevo bisogno. Ma artiglio ne ha abbastanza di questa città, piccolo. Perché non vieni con me? Tu ed io potremmo trasformare il mondo nel nostro giocattolo preferito. Che ne dici? No, grazie, Mac. Io devo ritornare dal signor Hubert. Non ti ho detto la quarta regola del codice dei veri gatti, piccolo? Un giorno, magari. Accidenti, il signor Hubert sarà arrabbiato. Chissà se... Oh, scusi, io... Signor Hubert! Salve, Billy, torniamo a casa? Fa freddo, eh? Fa così freddo che un giorno in cui c'erano 10 gradi in più mi incollai la lingua alla portiera di un'auto. Senta, signor Hubert. Non devi dire niente. Grazie. Ti ho detto che quell'auto viaggiava a 50 km all'ora in quel momento.